ABC oggi incontra Leonardo Maiol, direttore dell'Open House Roma, un appuntamento importante durante il quale molti edifici moderni e storici hanno aperto gratuitamente le loro porte a curiosi e studiosi. Open House Roma, una grande nuova idea che arriva però anche da Londra e da posti più lontani in cui è già stata realizzata. Sì, Open House è un progetto che nasce, come dicevi giustamente, a Londra nel 1992. È un progetto di presentazione al pubblico dell'architettura e della città in generale. E è nato a Londra ed è poi stato esportato negli ultimi 20 anni in altre 20 città. Tra cui New York, Barcellona, Tel Aviv, Melbourne. Ha un core molto solido in Europa, dove ci sono circa 10 città, e per la prima volta nel 2012 l'abbiamo portato a Roma e in Italia. Quindi noi abbiamo come idea di costituire anche un nucleo solido italiano, con la possibilità di portarlo a Milano, a Napoli, a Torino. E la nostra associazione Open City Roma è nata fondamentalmente per la creazione di questo evento. È un evento gratuito, questa è la grande novità, per cui la gente è portata a venire per scoprire senza dover partecipare economicamente. Questo soprattutto al giorno d'oggi ci sembrava una tematica molto importante, vista la situazione finanziaria comunque generale e anche la situazione della cultura in questo paese, che molto spesso è legata soprattutto al profitto. Open House come progetto sull'architettura è una grande novità per il nostro panorama culturale, perché l'architettura è un ibrido, è una forma di tecnica, una forma di arte, è un campo ancora totalmente da esplorare. E la città di Roma è molto conosciuta dal punto di vista dell'architettura storica, molto meno dal punto di vista del patrimonio del contemporaneo. Il Novecento sta iniziando ad essere riscoperto, tuttavia l'architettura in costruzione o quella comunque che è stata costruita in tempi recenti è poco nota al pubblico. Con Open House abbiamo aperto al pubblico circa 100 opere di architettura, di cui più della metà erano tra il Novecento e architettura contemporanea, addirittura opere ancora in cantiere, come per esempio il nuovo centro congressi di Fuxas. Ci sono opere anche un poco controverse, se vogliamo, non faccio nomi nello specifico, però ci sono progetti molto discussi, ed è importante anche dal nostro punto di vista formare un'opinione nel cittadino, mettendo a confronto il progettista con il visitatore. Perciò nei siti che avevamo aperto al pubblico c'erano architetti, c'erano studenti di architettura, c'erano appassionati, volontari. Ecco, questo è un tema molto importante. Tutte le persone che hanno contribuito nei 2 giorni in cui Open House è stato aperto al pubblico, il 5 e il 6 maggio, erano persone che lavoravano, tra virgolette, come volontari, quindi erano appassionati del tema. E quindi praticamente, insomma, sì, c'erano insomma delle visite guidate e sostenute appunto da anche esperti del settore, però in maniera gratuita, giusto? Assolutamente, sì, c'erano molti architetti che devo dire sono stati disponibilissimi, e la gente si è anche resa conto di questa grande partecipazione. C'è stato oltre a un grande afflusso di pubblico, c'è stato anche un grande entusiasmo nel vedere che comunque ci sono persone che fanno il loro lavoro, che è un lavoro molto spesso non conosciuto, e sono disponibili a metterlo sul piatto, quindi ad aprire le porte degli edifici che hanno realizzato.
Qual è stata la risposta del cittadino a questa open house? È stata soprattutto una risposta molto curiosa. I cittadini probabilmente sono stati anche sorpresi di scoprire che ci sono delle persone che sono disponibili ad aprire anche i loro spazi privati. Per esempio, noi avevamo nel programma una decina di appartamenti privati e questi spazi sono diventati vissuti da contemporaneamente anche 100 persone. È stata una cosa sorprendente, perché vedere anche una civiltà all'interno di uno spazio che normalmente è lo spazio dove stiamo in pantofole, queste persone si sentivano assolutamente a loro agio, così come anche i proprietari. È stata un'esperienza anche molto bella dal punto di vista umano. Parliamo di un argomento molto caldo, insomma, ecosostenibilità e green city. In che tipo di rapporto siete con queste realtà? Sì, allora, Open House a livello internazionale è molto attiva da questo punto di vista nella sponsorizzazione, nella divulgazione di queste tematiche. A Londra circa un 20-30% degli edifici ormai, più che dal punto di vista della qualità, se vogliamo puramente estetica dell'architettura, cercano anche di dare una dimostrazione, per esempio con il retrofitting, che per i non addetti ai lavori è tutto ciò che è cercare di riadattare, riadattamento di edifici preesistenti con tematiche di sostenibilità ambientale. A Roma ovviamente siamo un passettino indietro, non c'era bisogno di ricordarlo, però ancora c'è tanto lavoro da fare. Questo è un discorso anche molto interessante, perché può essere un incentivo anche per l'economia, riuscire a far capire alle persone, anche attraverso esempi che esistono, come per esempio c'è una bellissima ristrutturazione dell'IFAD, che è l'International Fund for Agricultural Development all'EUR, che è appunto un esempio di come si possa ripensare uno spazio del secolo scorso, però con canoni completamente di sostenibilità. E quindi c'è uno spazio amplissimo di esplorazione in questo settore. Parlando appunto di Roma, c'è qualche quartiere o qualche località che secondo voi va riscoperta, diciamo?
L'abbiamo forse anche scoperta noi nel progettare questo evento. Sicuramente l'area di Ostiense è il quartiere che sta più di tutti esplodendo dal punto di vista di vibranza culturale che c'è in questo momento. E poi c'è questo scenario di archeologia industriale che sicuramente dà una risonanza anche alla partecipazione tra contemporaneo, quindi tra tutto ciò che è nuovo e il preesistente. Ci sono questi appartamenti bellissimi che abbiamo aperto, che affacciano proprio sul gasometro, che avevano questo dialogo bellissimo tra preesistenza e contemporaneo. È anche una zona molto legata ai giovani per le università, insomma, giovani che sono stati protagonisti assoluti, anche loro protagonisti di questo open house. Certo. Noi non avevamo un target specifico di pubblico. Era un evento che voleva lanciare l'architettura ai cittadini. Sicuramente non era un evento divulgativo per gli addetti ai lavori, ma lo era per il cittadino in generale. I giovani devo dire che hanno dato una grande risposta, perché evidentemente c'è proprio una necessità, c'è una voglia di cambiamento anche dal punto di vista del vivere la città e del vivere la cultura a Roma. Allora arrivederci al prossimo anno con il prossimo Open House, giusto? Arrivederci e grazie ad ABC. Grazie.